e finito nel giardino di un'abitazione, ma fortunatamente nessun ferito. Secondo uno studio della Commissione europea, lo smog ruba in media 9 mesi di vita, un dato che però si triplica nella pianura padana. I particolari con Elena Fusai. A Milano, nonostante il centro chiuso al traffico, il PM10 è stato 50 giorni sopra la soglia limite di 50 microgrammi per metro cubo dall'inizio dell'anno. Colpa della situazione geografica della pianura padana, ci spiegano all'Agenzia regionale per l'ambiente. Circondata da montagne, l'aria non circola. Questa è la pianura padana, è la cappa di smog che ci sta sopra. Perché è così maglia nera? Il problema è che quello che mettiamo rimane quasi tutto su di noi, soprattutto per l'assenza di vento, è come essere in una stanza con le finestre chiuse. Ogni anno nel mondo ci sono 56 milioni di decessi per varie cause. Di queste 1 milione 600 mila sono dovute a cause collegate all'inquinamento, di cui soprattutto è importante le malattie cardiovascolari, infarto, ictus, i tumori, soprattutto del polmone, e anche malattie respiratorie. Anziani e bambini più a rischio. A lanciare l'allarme uno studio della Commissione europea che calcola, a causa dell'inquinamento in Europa, in media ogni cittadino vive 9 mesi in meno, e si sta ancora peggio in Italia, in pianura padana. Qui le polveri sottili accorciano la vita anche di 2-3 anni. Le città che hanno sforato i livelli di inquinamento sono tutte della pianura padana. Il numero uno è Torino, secondo è Milano, il terzo è Verona. Ora negli Stati Uniti, con la storia di Andy Lopez, 13 anni, ucciso per